Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite e soprattutto il mancato update, quindi la patch 14.30 che non è arrivata ieri come speravamo. Nel video di oggi parleremo appunto di alcune novità, soprattutto riguardanti il Fortnite Nightmares, non vediamo l'ora di vederlo, ma anche della causa legale di Fortnite contro Apple e molto molto altro. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator, Xuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto din 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 din, di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta ovviamente delle sfide della settimana numero 7. Ieri, regolarmente alle ore 15, sono uscite. Come possiamo vedere, esamina forziere a gatto grill, eliminazioni a scogliere, entra nel caveau del dominio di Doom, distruggi ragnatele all'autorità. Questa, ragazzi, potrebbe essere una delle prime challenge che vanno, diciamo, a far capire l'arrivo del Fortnitemers ufficialmente in game. Apri il laboratorio nascosto di Tony Stark. Dovresti guidare un'auto da sabbie sudate a brughiere brumose. E poi l'ultima, non me la ricordo sinceramente. Tra l'altro, oltre alle sfide, ecco la mappa delle varie monete che sono ovviamente arrivate questa settimana: una gold, due viola, tre blu e quattro verdi. Sfruttatela tranquillamente, ragazzi, in modo da capire le location esatte. Ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché abbiamo una notizia fresca. È uscita nelle ultime ore del pomeriggio di ieri, dove uno dei grandi leakers mondiali dice: molto probabilmente potremmo ottenere una serie di skin corrotte, come rarità per delle skin che già abbiamo. Effettivamente Fortnite sta utilizzando molto questa cosa di fare le skin corrotte. Le abbiamo visto la prima volta con Palla 8, dove bisognava livellare per ottenere, la corruzione completa, e lo abbiamo rivisto con il pack Corrupted Legend, che tra l'altro potrebbe diventare uno dei pack più rari, potrebbe non uscire mai più. Quindi, se lo avete preso, tanta roba per voi. Non era proprio eccezionale, però conta la rarità. E delle speculazioni dicono che molto probabilmente nel futuro, quindi non è detto in questa season, potrebbero arrivare degli stili corrotti per altre skin, e delle skin pure quelle OG: Renegade Raider, Ghoul Trooper, Aerial Assault, Recon Expert, che poi oramai ovviamente è già uscita, partendo dalle ultime, dalle prime uscite fino ad arrivare alle ultime. Questo ovviamente deve avere in qualche modo un senso con la grande storyline di Fortnite, quindi non parlo della storyline della guerra per il Nexus in questa season. Staremo a vedere ovviamente che cavolo hanno deciso di tirarci fuori. Ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché ecco qua l'ultima informazione che ci arriva per quanto riguarda la causa legale di Epic Games versus Apple. Cosa è successo? Lo sapete tutti meglio di me. Una rinfrescata della memoria: Epic Games abbassa il prezzo dei V-Bucks, come sapete, nello shop. Apple non accetta questa cosa perché Epic Games, avendo abbassato il prezzo dei V-Bucks, non va più a pagare quel 20% che spettava ad Apple, come fanno tutti quelli che decidono di mettere nel loro store un'applicazione che abbia degli acquisti al suo interno. Parte una causa legale, Epic Games dice: io comunque, non ci sto perché gestisco da solo i miei introiti. Apple gli dice: ok, come tu non lo puoi fare, non lo, cioè, come tutti non lo devono fare, non vedo perché tu non debba farlo. Quindi, come sapete, Fortnite non è più disponibile su iOS e fino al 3 maggio 2021 non ci saranno aggiornamenti per iOS. Sono tantissimi mesi. La causa si riprenderà
in quella data per capire se Epic Games potrà rimettere ovviamente Fortnite sull'App Store. Fino ad adesso, ragazzi, niente da fare. Tra l'altro arriva proprio anche nella pagina principale di download il messaggio che dice Fortnite non è disponibile per il download. Ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché Fortnite Nightmares in arrivo le modifiche della mappa e ovviamente anche la modifica del bus della battaglia. Questa, ragazzi, è la versione per questa season, ve la faccio vedere molto rapidamente in un bellissimo spezzone che, come vedete, stiamo vedendo in questo momento. A me sinceramente sembra uguale a quello che abbiamo visto anche l'anno scorso. Questo non toglie il fatto che sia veramente meraviglioso, perché l'autobus in versione spooky, quindi un po' così, un po' tetra, di Halloween, mi piace tantissimo. È il mio preferito, e ancora più bello secondo me di quello di Natale. Quindi Natale scassato un po', sto Babbo Natale gigante, i regali, ci piace un cazzo. Nel senso, questo è veramente, veramente figo. Quindi staremo a vedere. E parlando ancora di Fortnite Nightmares, sappiamo che ci sarà qualcosa di particolare che succederà. Lo sappiamo perché sono state scoperte qualche giorno fa delle informazioni che riguardano una nostra vecchia conoscenza. Sto parlando ovviamente di Mida. Mida potrebbe essere, anzi sarà, un boss, ok, che parteciperà al Fortnite Nightmares. Quindi non sappiamo se sarà il Mida che conosciamo noi, perché non sappiamo neanche se sia ancora vivo Mida. Vi ricordo che nei trailer del capitolo precedente, della season precedente, lui era lì che vagava e uno squalo lo stava inseguendo, quindi che fine abbia fatto noi non lo sappiamo. Però viene fuori che potrebbe essere il boss di qualche location, avrà in mano uno scar d'oro e probabilmente una card per aprire un cavo dedicato. Avrà 100 di salute e 350 di shield. Insieme a Mida ovviamente ci saranno dei ghost henchmen, quindi degli scagnozzi ghost, quindi attenzione anche qua a tema del Fortnite Nightmares, che potrebbero avere una R, un pompa, una mitraglia o addirittura il pumpkin launcher, quindi il lanciazucche, l'arma classica di Halloween, una delle più belle secondo me che abbiano mai creato. E abbiamo un concept davvero meraviglioso di quello che potrebbe essere Mida. Guardate quanto è bello, mi auguro che sarà così, perché non vedo cosa debbano toccare quelli di Epic Games. Contattano il creatore, gli chiedono i diritti per l'utilizzo di questa roba qua, anzi penso che non debbano neanche chiedergli, perché Mida è loro, e gli regalano la skin di Mida così, vai, chi se ne frega. Veramente, veramente tanta roba. E prima di salutarvi molto rapidamente, una serie di concept che sono veramente molto molto carini, riguardanti ovviamente il tema Fortnite Nightmares. Sono stati creati dagli utenti e alcuni di questi hanno davvero delle belle idee. Insomma, ragazzi, anche per oggi io tutte le news ve le ho dette. Vi ringrazio tanto per aver guardato questo video. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi ai miei canali, un bel like, e a me mi trovate alle 8 in live su Twitch. Ciao!